Mele Barbara. Presente. Maddeo Eugenio. Presente. San Gineto Concetta. Presente. Di Santo Egidio Pietro. Assente. Assente, malato. Belmonte Francesco. Belmonte. Belmonte. Presente. Laino Rosalbino. Presente. Osso Rocco. Presente. Forestieri Filiberto. Assente. Ciancio Alfredo. Presente. È assente giustificato. Osso Domenico. Presente. Allora, prima di iniziare... oggi consigliere Belmonte. Mi stava sempre a capo, vuole sapere delle cose, no? Allora, prima di iniziare, il consigliere forestiere ha mandato una comunicazione che a causa di circostanze indipendenti dalla volontà non è possibile partecipare alla riunione di consiglio. Dopodiché, sabato 15 novembre ci sarà un'assemblea pubblica nel centro sociale Lo Schiavo per un concorso di idee messo a bando da questa amministrazione sulla mobilità sostenibile e la viabilità degli spazi urbani, per cui sabato alle 17 ci sarà questa assemblea pubblica. Allora, primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali sedute precedenti. Chi vota a favore? 7 a favore. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Secondo punto all'ordine del giorno, modifica dello statuto comunale, previsione della possibilità di istituire il consiglio comunale dei ragazzi. L'assessore Sangineto illustra. Sì, buonasera a tutti. Allora, il nostro statuto, tra le forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale, non ne contempla una specifica particolare per rivolta ai ragazzi e al mondo della scuola in generale. Poiché noi riteniamo fondamentale l'apporto, il contributo che i ragazzi possono dare all'amministrazione nella definizione delle politiche territoriali, abbiamo ritenuto opportuno modificare lo statuto comunale introducendo un articolo che prevede la possibilità di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale organismo che può, con funzioni consultive, consentire ai ragazzi di potersi esprimere, di fare avanzare proposte, richieste all'amministrazione comunale in maniera ufficiale. Il Consiglio Comunale infatti dei Ragazzi è uno strumento che consente agli alunni delle scuole elementari e medie di poter partecipare in maniera democratica, attiva alla vita politica del Paese. Quindi proponiamo di aggiungere l'articolo 31 bis. Il Consiglio Comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento. Contestualmente proponiamo anche di sopprimere l'articolo 36 che fa riferimento alla nomina, alle funzioni, alla disciplina del difensore civico, che sappiamo è stato già con precedente normativa soppresso quale figura. E quindi per un mero refuso è stato mantenuto nello statuto, insomma, fino ad oggi. E quindi con la proposta di oggi intendiamo istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e in più sopprime l'articolo 36 che fa riferimento ancora al difensore civico. Ci sono interventi? Scusate. Nessuno. Allora, si passa ai voti. Chi vota a favore? Tutti? L'unanimità. Ok, allora approvato.
per l'immediata esecutività. Anche. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni tra i comuni di San Nicola Arcella, Orso Marzo e Papasidro. Beh, come tutti sapete ormai i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare la forma associata, per cui di funzione, delle funzioni chiaramente. Entro il 1 gennaio 2013 dovevano essere associate almeno 3 funzioni, entro il 30 settembre 2014 altre 3 funzioni, per cui sono 6 le funzioni che bisogna associare. Abbiamo fatto diverse riunioni tra i sindaci di Orso Marzo e Papasidero, per cui si è ritenuto associarsi con questi 3 comuni, quindi San Nicola, Orso Marzo e Papasidero. San Nicola diventerà comune capofila per le funzioni, per cui le funzioni che si andranno ad associare sono organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato della normativa vigente, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,1 della Costituzione, polizia municipale e polizia amministrativa locale, i servizi in materia di statistica. Per cui si propone oggi al Consiglio di approvare lo schema di convenzione composta da 11 articoli per la gestione associata delle funzioni. Ci sono interventi? Sì, volevo solo chiedere che è stata che per motivi personali non ho avuto modo di leggere la proposta, sì, in maniera insomma, sì, per bene. E volevo capire un attimo a livello economico come funziona, se grava e quando grava magari sicuramente sul comune capofila qualcosa in più, o per gli spazi, per gli uffici. Allora, questa sarà una seconda, chiaramente ci sarà una conferenza dei sindaci che disciplinerà poi le funzioni di questi con questi comuni, ma sicuramente sarà ripartita in base agli abitanti, in base a quanto andremo poi ad associare. Diviso tre. Purtroppo è per legge che bisogna farlo. Non capire un attimino perché ormai si parla soltanto di costi. Purtroppo è per legge. Noi siamo forse uno degli ultimi comuni a farlo. Anzi, devo dire, se non era per legge forse bisognava comunque farla di nostra spontanea volontà, qualcosa del genere, collaborazione, considerato come stanno andando le cose. Quindi, altri interventi? Allora, si passa ai voti. Chi vota a favore? L'unanimità. Tutti. Per l'immediata esecutività anche? Immediata esecutività. Tutti. Allora, quarto punto all'ordine del giorno, approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio di pace di Scalea. Relazione all'assessore Sanginetto. Sì. Con il decreto legislativo del numero 156 del 2012 è stata prevista la soppressione di 674 uffici del giudice di pace, tra cui l'ufficio del giudice di pace di Scalea, sotto la cui giurisdizione rientrano i comuni di San Nicola Arcella, naturalmente, Aieta, Tortora, Praia a Mare, Santa Domenica Talao, Santa Maria, Del Cedro, Grisolia, Orso Marzo e Verbicaro. Il decreto che ha stabilito la soppressione del giudice di pace, allo stesso tempo ha dato a questi comuni la possibilità di mantenere l'ufficio consorziandosi tra di loro, quindi facendosi comunque carico dei costi, quindi tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio. Da quando è stato emanato il decreto, sino a qualche giorno fa, ci sono state una serie di riunioni, di incontri tra i comuni coinvolti, proprio con l'intento di trovare soluzioni finalizzate a scongiurare comunque la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Scalea. Si è provveduto infatti a stilare una convenzione in base alla quale ogni comune
parteciperà, diciamo, ai costi di mantenimento del giudice di pace, e la quota a carico di ogni comune è stata determinata in base al numero degli abitanti, chiaramente. Già in data 5 novembre presso il comune di Scalea vi è stata la sottoscrizione per quei comuni che avevano già deliberato della convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace, e i costi a carico del comune di San Nicola ammontano a circa 5.000 euro. Noi abbiamo ritenuto, insomma, opportuno comunque aderire, nonostante, insomma, i costi, perché comunque andranno a gravare sul nostro bilancio, però se consideriamo che già, insomma, l'ospedale è stato soppresso in qualche modo, quindi abbiamo ritenuto quantomeno mantenere questo principio, insomma, di giustizia e di legalità, e quindi abbiamo optato, insomma, per l'adesione a questo schema di convenzione. Quindi non appena poi avremo deliberato, la sottoscriveremo, insomma, dinanzi al commissario Tarsi, al commissario Cucinotta, che rappresenta il comune di Scalea, che è capofila poi di questa convenzione. Quindi. Okay. C'erano altri interventi? Interventi, che dire. C'è sicuramente povero visto una cosa del genere, ci mancherebbe pure altro, però c'era bisogno di fare tutta questa trafila per poi, insomma, costringere giustamente i comuni a. Ci sono comuni che non hanno, per esempio, bastava, insomma, del dire, vedere guarda, che per mandare il giudice di pace bisogna cacciare X, basta. Teniamo uno sforzo comunque da fare, perché se consideriamo che, per esempio, anche quello di Belvedere è stato soppresso perché i comuni non hanno, alla fine, diciamo, non si sono messi d'accordo, e quindi comunque sono dei costi. Però. Si passa i voti, chi vota a favore? Tutti. L'unanimità. Anche per l'immediata esecutività, sì, che dobbiamo andare a portare. Allora, quinto punto all'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio adottata con delibera di giunta comunale numero 74 in data 21 ottobre 2014. Beh, questo non è altro che una variazione di bilancio fatta d'urgenza, tra l'altro, per quanto riguarda le spese dell'elettorale. Siccome siamo in procinto di fare un'altra elezione, abbiamo dovuto mettere in entrata e in uscita 13.530 euro per le spese di elettorato, una ratifica. Si passa i voti? Chi vota a favore? Io mi astengo. Sì. Allora, ok, 7 favorevoli, 1 astenuto. Un astenuto. Per l'immediata esecutività? Sì. Stessi voti. Tutti favorevoli? Ok. Allora, sesto punto invece all'ordine del giorno, approvazione e variazione regolamento IUC. Allora, nel regolamento IUC era previsto all'articolo 23 che il versamento della Tari è effettuato per l'anno di riferimento in due rate semestrali. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Mentre oggi il responsabile del servizio fa una proposta di delibera per andare praticamente a variare solo la data di scadenza, che in questo caso è la prima rata compresa nel periodo tra i 60 e i 90 giorni della presentazione del relativo ruolo emesso, debitamente inviato al soggetto riscossore, e la seconda ed ultima rata a distanza di 6 mesi dalla data di scadenza della prima. Niente di che. Sono interventi. Si passa i voti, chi vota a favore? Io mi astengo, se ne dà. Ok, quindi 7 favorevoli, 1 astenuto. E invece per l'immediata esecutività? Sì. Favorevole o astenuto? Ok. Allora, gli ultimi due punti sono dei piani di riqualificazione. Allora, il settimo è piani di riqualificazione, realizzazione di numero 1 fabbricato per civile abitazione in via Ruffilli, ex Contrada Pianette, in zona B3, ditta Petrone Nicola. Allora, c'è un emendamento presentato. Vabbè, relazione al vice sindaco. Sì, entra. Ok.
L'intervento su questo punto in qualche modo è anche simile all'intervento poi che si può fare sul punto successivo. Si tratta di intervenire in zone cosiddette B3, zone che prevedono a norma dello strumento urbanistico vigente, nelle norme tecniche di attuazione, prevedono la presentazione da parte degli interessati di un cosiddetto piano di riqualificazione. Ora, la proposta che è pervenuta riguarda soltanto le aree da cedere al comune, che è una cosa prevista dallo strumento urbanistico. Però per quanto ci riguarda è molto limitativo rispetto a quello che è previsto dalla normativa. Il problema non è soltanto l'area da cedere al comune. E in questo caso noi proponiamo già un orientamento, che è quello di dire: queste aree devono essere monetizzate, così come abbiamo già stabilito con delibere precedenti. Sarebbe un assurdo se noi dovessimo oggi acquisire l'area e domani chiedere di monetizzarla. Prevediamo direttamente la monetizzazione. Invece dell'area deve essere corrisposta una somma che è già stata stabilita in base ai metri quadrati e in base al fatto che ci si trova in zona B3, è stata già stabilita con delibere di consiglio comunale. Quindi, da questo punto di vista, nessuna modifica. Quindi prevediamo la monetizzazione. Dopodiché, siccome si tratta di intervento di riqualificazione, ora la normativa prevede che nel momento in cui si parla di riqualificazione, tu fai un intervento edilizio e prevedi assieme alle residenze anche la creazione, la dotazione di servizi o di infrastrutture che servono per riqualificare l'intera area. Nel progetto che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio sono previsti degli interventi. Ci sono opere di urbanizzazione da realizzare. A nostro giudizio solo una parte, perché si parla nel progetto solo per esempio di rete idrica e rete fognaria. Ci sono invece anche le strade da realizzare, altrimenti come si arriva a servire i vari insediamenti edilizi? Ci devono arrivare le strade. C'è un problema anche di illuminazione dell'area, c'è un problema di creazione di tutte quelle infrastrutture, quelle opere di urbanizzazione che servono per far sì che un insediamento abbia anche all'esterno una serie di opere che consenta di elevare e migliorare la stessa qualità della vita. Quando noi ci lamentiamo del fatto che mancano i servizi, mancano le opere di urbanizzazione, questo avviene perché questi strumenti che sono previsti dalla normativa il più delle volte non vengono fatti rispettare. Noi stiamo chiedendo soltanto di poterli rispettare. Io vorrei leggere, l'articolo che viene citato delle norme tecniche di attuazione, l'articolo 26,6. Dice questo articolo che bisogna fare uno studio di tutta l'area, vedere quali servizi mancano e come intervenire per riqualificare. Leggo un passo: la definizione degli usi delle aree inedificate, suddivise in aree pubbliche, di uso pubblico, di uso condominiale ed esclusivo. Cioè quando si interviene, per esempio, lì è previsto, no? Un campetto da tennis, bisognerebbe già specificare lì all'interno se quel campetto da tennis è di uso esclusivo di coloro che si insediano oppure può diventare una struttura che serve un'area più vasta già esistente. Per esempio, questo potrebbe essere già considerato un intervento che riqualifica l'area. Ora noi però ci rendiamo conto che siccome l'intervento non è grande, anche se ha una sua consistenza, si tratta in qualche modo di 2.800 metri cubi di volumi da realizzare. Questo è il secondo punto, però, l'altro punto. No, sto dicendo assieme, li sto illustrando assieme proprio per evitare. E poi in modo specifico, quando si parla appunto di un insediamento di questa natura, è chiaro che non possiamo pensare a tanti servizi. Noi ci siamo limitati ad indicare quelli essenziali. Per quanto riguarda il punto oggi in esame, siccome si tratta di un solo intervento,
che è lungo una strada, che è ormai sostanzialmente urbanizzata, noi lì ci limitiamo a dire soltanto per questo punto non vogliamo la cessione dell'aria, questi reliquati non servono a nulla, fra l'altro sono così abbandonati a se stessi, vogliamo la monetizzazione perché è nel nostro potere decidere se accettare appunto il trasferimento di un'area oppure monetizzare, quindi vogliamo la monetizzazione, chiediamo naturalmente di fare un piccolo computo delle spese che l'interessato deve sostenere per l'allacciamento alla rete idrica, alla rete fognaria, alla strada, un minimo di illuminazione e cose di questa natura. E poi aggiungiamo, vogliamo la garanzia che questo si realizzi per davvero, perché altrimenti il rischio è che si fanno gli interventi edilizi, si fanno le casse, poi si entra nelle case e tutto il resto non viene realizzato. E allora, per avere la garanzia che si realizzino anche le opere di urbanizzazione, che devono essere quantificate, come in questo caso, noi chiediamo appunto che ci sia una cauzione che garantisca appunto la realizzazione di queste opere. E la garanzia migliore è che la cauzione debba essere prestata con una fideiussione bancaria, se no il resto. Poi lascia il tempo che trova. Quindi chiediamo una garanzia bancaria per far sì che si realizzino queste opere. Se le opere vengono realizzate, non ci sono problemi, la cauzione è svincolata. Se le opere non vengono realizzate, il comune interviene direttamente e le realizza il comune. Ma il principio che deve passare, almeno per quanto ci riguarda, è di questa natura. Si fanno le case e si fanno pure tutte le altre opere di urbanizzazione. Se vogliamo costruire veramente, per davvero, una realtà sempre più vivibile della nostra comunità. Sul secondo punto, se mi si consente, così la chiudo la questione, perché le cose sono strettamente correlate. L'intervento edilizio è più grosso. Noi lì non chiediamo nulla di più. Chiediamo di fare di nuovo il computo di tutte le opere di urbanizzazione che devono essere realizzate, di tutte, non solo di una parte. E poi aggiungiamo che lì c'è un problema specifico. Il problema specifico è il collegamento viario. Allora, il collegamento viario deve essere realizzato. Non possiamo pensare di fare le case e poi non sappiamo come poterle raggiungere, oppure quando usciamo da queste case come raggiungere la viabilità principale. Ora noi, in linea di principio, diciamo questo, che la superstrada meno diventa strada di collegamento col centro urbanizzato di questo paese e meglio è, perché realizzare i collegamenti attraverso una infrastruttura di collegamento veloce è sempre un pericolo. In ogni caso non vietiamo nulla, chiediamo soltanto che se ci si vuole collegare alla SS18 bisogna realizzare un collegamento autonomo, ci siamo, non intasare ulteriormente quelli che già ci sono, e bisogna ottenere i permessi da parte dell'autorità che gestisce questa infrastruttura, in questo caso l'ANAS. Perché se i permessi non ci sono e non si avviano queste procedure, poi facciamo le case, poi dopo che succede? Pensiamoci un pochettino prima a quello che può succedere dopo. Altrimenti c'è la possibilità di realizzare un collegamento viario attraverso invece l'altra strada, che è meno pericolosa e che potrebbe servire in qualche modo anche l'intero. Aria, siccome lì si parla, ho visto lì nella relazione presentata dai tecnici al progetto, che si vuole realizzare un'infrastruttura viaria a scomputo addirittura di una parte degli oneri di urbanizzazione da pagare, noi aggiungiamo che se si realizza una infrastruttura viaria che serve l'intera area, questa possibilità si può aprire. Ecco, noi non siamo interessati comunque ad avere monetizzate le cose. Se si può realizzare un sistema viario che collega l'intera area, che mette in sicurezza anche questi collegamenti, noi siamo apertissimi. Nella sostanza, nei nostri emendamenti, noi prevediamo questo e diciamo che si possono approvare questi piani presentati a condizione però che si realizzino anche tutte queste altre garanzie che noi chiediamo, che non sono cose dell'altro mondo, che sono cose che si devono realizzare.
per forza vanno realizzati, solo che noi vogliamo essere sicuri che se chi fa l'intervento non realizza, il comune in questo caso può intervenire senza utilizzare i soldi della collettività, ma può intervenire utilizzando i soldi che devono mettere a disposizione chi fa interventi di questa natura. E questa è la sostanza della nostra proposta di emendamento. Ed è chiaro un fatto, devo aggiungere, noi su questo, per la massima trasparenza, abbiamo avuto il parere negativo da parte del tecnico, che dice che le opere di urbanizzazione ci sono già. Ora, quelle che ci sono già vanno bene, ma quelle che non ci sono. E siccome nelle relazioni presentate da parte dei tecnici c'è scritto che bisogna fare le opere di urbanizzazione, quindi vuol dire che non ci sono, se c'è scritto. Così come pure nelle proposte di deliberazione fatte dal nostro ufficio c'è scritto che bisogna realizzare alcune opere di urbanizzazione, nella proposta, nello schema di convenzione. Beh, insomma, allora non ci sono queste opere. E dove non ci sono, queste opere devono essere a nostro giudizio realizzare. Una cosa è certa però, che nel momento in cui viene approvata la delibera del Consiglio Comunale, la delibera è legge, e a questo si devono attenere i nostri tecnici, che in piena autonomia possono esprimere i loro pareri. Ma se il Consiglio decide, le decisioni del Consiglio devono essere rispettate. Sì, se posso. Sì. Per quanto riguarda il primo punto delle due zone di qualificazione, sarebbe il 7, no? Sì, settimo okay, punto. Sette. Stiamo discutendo settimo punto. Ma penso che l'intervento è così piccolo che... l'ha detto, quindi non... Poi considerate che appena è stata fatta una strada... Sì. Si presume che ci sono tutte quante... Collegamenti. Solo i collegamenti. C'è acqua, fognatura, sì, tutto sì, quanto. Secondo me è il caso di procedere con ordine però, perché sennò facciamo un po' di confusione. Sì, allora mi fermo a parlare soltanto al settimo punto. Quindi penso che, che l'emendamento, forse con tutto il rispetto, voglio dire che in quanto insomma uno dice di fare alcune cose e di stare attenti nell'esecuzione delle cose e della realizzazione, perché no, è sempre positivo. Però dico, un emendamento, insomma... Anche perché, ripeto, zona B3, il regolamento edilizio dice che è già una zona urbanizzata, se no si chiamava zona C, evidentemente, quindi si presume che ci dovrebbero essere già le varie lottizzazioni, perché un piano di riqualificazione non è nient'altro che una piccola lottizzazione. La lottizzazione è quella che, dove si vengono previste a distinguere le due. Come parte l'amministrazione comunale, l'ufficio competente da due autorizzazioni, quella per la realizzazione della lottizzazione, quindi che prevede i piani di urbanizzazione, quindi non si paga la Bucalossi, e quindi si prevede che già ci sono queste opere di urbanizzazione, se no non si può chiamare zona B3, se no mi viene il dubbio che sulle carte si chiama zona B3, poi di fatto non è una zona B3, insomma qua dovremmo stare un po' attenti. Non è il caso del primo punto, cioè del numero 7, questa qua stiamo parlando dell'interpretazione di Petrone. Quindi poi ho visto pure sto parere dell'ufficio urbanistico, insomma un parere contrario, giustamente devo dire, perché non poteva fare diversamente. Anche se si leggono bene gli emendamenti, specialmente il secondo, non il primo, il punto numero 7, è normale, però giustamente il responsabile non può fare diversamente, considerato che una zona B3 è già prevista e si chiama proprio zona B3 perché si presume che ci siano tutte le opere di urbanizzazione, cioè l'acqua, la fognatura, l'ENEL, le strade e quant'altro, voglio dire. Quindi per il primo caso... problemi penso che non ce ne siano, quindi che gli vogliamo dire questo? Che strada deve fare? Io penso di conoscerle, è attaccato là, quindi voglio dire, penso che non è che se serve la strada giustamente per arrivare proprio lui, il proprietario, là sul posto dove deve realizzare questo manufatto. Possibile una brevissima? Allora, io sto alle carte e stiamo allo strumento urbanistico che abbiamo. Lo strumento urbanistico dice che quella è una zona B3, non è che lo possiamo discutere. L'hanno approvato, chi ha approvato lo strumento urbanistico a suo tempo ha stabilito che quella è zona B3.
non lo stabiliamo noi. Così come pure ha stabilito nelle norme di attuazione che nella zona B3, in quella zona B3, bisogna fare delle opere di riqualificazione. E sono le opere di cui in qualche modo abbiamo parlato adesso. Sono stabilite, altrimenti non avrebbe parlato di piani di riqualificazione. I piani di riqualificazione urbanistica sono disciplinati dalla normativa urbanistica italiana, molto chiara, di riqualificazione. Se ci sono, no, la cosa curiosa, le opere di urbanizzazione, che non ci sono le opere di urbanizzazione, non lo diciamo noi. Le dice il nostro tecnico, quando ci propone lo schema di convenzione. Allora, questo è lo schema di convenzione che noi dovremmo approvare, proposto dal nostro tecnico. Che cosa dice questo schema di convenzione? All'articolo 4, il proponente, cioè chi vuole fare l'intervento, si obbliga a realizzare, previo rilascio del relativo permesso a costruire dei singoli fabbricati, le opere di urbanizzazione primarie all'interno del lotto edificatorio. Sta scrivendo, cioè, che bisogna realizzare le opere di urbanizzazione primaria. E allora come si può contemporaneamente fare, rilasciare un parere dicendo che ci sono già? E quindi, o l'uno o l'altro. Dovremmo dire ci sono già e quindi strappiamo la proposta di schema di convenzione. Lo dice. Poi aggiunge che a garanzia, non lo diciamo noi, è la proposta fatta dal nostro tecnico. Il proponente a garanzia della realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione primaria, interne, stipulerà una polizza fideiussoria. Noi specifichiamo che la polizza fideiussoria deve essere di tipo bancario. Per evitare che succeda quello che è successo nel passato, che quando il comune, a seguito di inadempienze, ha cercato di avvalersi delle polizze fideiussorie di tipo assicurative, abbiamo scoperto che quelle assicurazioni non esistevano già più, erano fallite. Questo stiamo facendo, né più e né meno. Però mi sembra contrastante un po' la... E certo, lo sto dicendo io che è contrastante. Allora, noi... Però scusi, non è che volevo... Tanto un piccolo battuto. Ma le opere di urbanizzazione che il tecnico dice... Sì. Probabilmente può darsi pure che magari vuole intendere quelle per poi raggiungere quelle comunali, perché le opere di urbanizzazione, voglio dire, se il comune insomma passa, non è che poi ti va a fare la fognatura fino davanti a casa. Naturalmente c'è una parte che spetta, quindi voglio dire. E di quello stiamo parlando. Però dico, c'è un parere contrario. Perché dice che è zona B3, quindi è la zona B3, poi lei mi sta leggendo là. La convenzione. Ma no, io non... Allora, è allegata agli atti. Lo so, ma non ho avuto modo di... Ma c'è, ecco, allegata agli atti. Noi approviamo lo schema di convenzione, c'è scritto al punto 4. L'ultima pagina. Perché bisogna fare le opere di urbanizzazione primaria. Come si fa a dire contemporaneamente con un parere che ci sono? Per intenderci, noi non ci siamo mai permessi di intervenire sulle nostre strutture per dire rilascia il parere così o così, in piena autonomia. Però i pareri devono essere espressi e motivati e si assumono le responsabilità loro come ce le assumiamo noi in consiglio. Una cosa è certa, noi veniamo in consiglio e proponiamo l'approvazione degli emendamenti con un parere, l'ho detto fin dall'inizio, contrario dei nostri uffici, che a noi sembra alquanto contraddittorio, per intenderci. Dopodiché, comunque, se la decisione del Consiglio Comunale è questa, se dovessero essere approvati gli emendamenti, agli emendamenti si devono, alle decisioni del Consiglio si devono attenere i nostri uffici. Su questo non ci piove. Ok, basta. Allora, si passa prima a votare l'emendamento, sì, proposto dai consiglieri di maggioranza, e si vota prima l'emendamento e poi il... Sì, stiamo parlando dell'emendamento al settimo punto, piano di riqualificazione, realizzazione B3. Okay. Allora, chi vota a favore dell'emendamento? Quindi 7 favorevoli. Sì, 7 favorevoli. Chi vota contro? Osso. E ora si vota il punto della proposta
si vota il punto. Sì. Chi vota a favore? Sì, io voto a favore senza ombra di dubbio, però volevo, se era possibile, no, ho fatto già la dichiarazione. Cioè, motivare il fatto che voto a favore perché c'è un parere contrario. Allora, sì, un attimo, solo scrivo solo, quindi sulla proposta emendata, quindi lo vuole dire prima della votazione? È lo stesso. Vabbè, non c'è è lo stesso. Cioè non posso votare a favore a un emendamento quando responsabile del servizio urbanistico dà un parere contrario, giustamente, perché per me le carte sono quelle e per me si evince che è una zona di urbanizzazione chiamata P3 e presumo che ci siano tutti i servizi, non posso pensare che non ci sono. Nella mia persona c'è una convenzione legata comunque alla proposta della comunità. Quindi... Che presumo urbanizzato. E quindi non ho dubbi, voglio dire, quando non ho dubbi a votare a favore per la ricollocazione e ho fiducia che insomma, tutte le opere si realizzano. Perché già è responsabile il responsabile dell'ufficio o chi di competenza, se non vengono realizzate le opere, a pigliare i provvedimenti. Quindi, emendamento contrario, favorevole alla proposta come emendata, quindi tutti favorevoli all'unanimità. E anche per l'immediata esecutività tutti favorevoli. Sì. Okay. Allora, l'ultimo punto è piano di riqualificazione e realizzazione di numero 4 villette per civili e abitazioni con Contrada San Giorgio in zona B3, ditta Gabriele Luigi, Andorino del Totornesto. Allora, la stessa cosa, la relazione di prima, quindi si vota prima l'emendamento, si vota, chi vota a favore dell'emendamento? Come prima, quindi. Come prima. Contro? Sì, la contro la stessa motivazione. Cioè, non posso pensare che non... Anche perché ci sono delle altre abitazioni da vicino, quindi vanno a casa, c'hanno l'illuminazione, c'hanno la fogna, quindi conosco un po' il territorio, non posso pensare che... E poi... Proposta emendata, quindi, invece, tutti favorevoli? Allora, si vota il punto, l'ultimo punto, chi vota a favore? L'ultimo. Sempre la proposta come emendata, quindi l'emendamento è votato, è ho votato capito, sì, la proposta. La proposta come emendata invece favorevole. 8. Okay. Per l'immediata esecutività anche? Sì. Questo qui è mio. Okay. No, è qua. Okay. No. Allora, il consiglio è finito, grazie a tutti.